poca roba, che maestosità, senti, questo è Tchaikovsky, oh, io quando sento Tchaikovsky non capisco più niente, netta. A te ti piace Tchaikovsky? Tantissimo. Senti come passionale. Io sai che mi emoziono, sai che mi emoziono quasi con le lacrime. Vabbè, ma noi adesso tutti i giorni, sti fili, niente. Magari la mattina ti allenati un po'. Tutti i giorni presentiamo dei libri. Perché no? Ah, vabbè, sei incastrato il mio... Ti sposti un po' con sti fili. Ok, allora. Stringi sul primo titolo. Sì, ecco. Ecco qua. Allora, oggi vi presentiamo Pierpaolo Pasolini, Scritti corsari. Corretto? Sì, corretto. Vabbè, allora, ma io l'ho letto Scritti corsari. Sì, certo, l'hai letto insieme a me. Ah, e mi è piaciuto. A dirlo tu, ti è piaciuto? Ah, io dico quello che mi dici te, perché sono, io so i figli, eh. Ho capito, ma guarda che tu puoi anche avere una tua vita indipendente. Come faccio la vita? Ma credi, a me per esempio mi stimoli tantissima creatività. Io a te? Sì. Allora? Sì. Vabbè, allora vi dico che a me mi è piaciuto. A me, posso dire a me mi? No, non si dice. Allora, correggo. A me Scritti corsari è piaciuto perché mi piace lui. Secondo me è un autore che va assolutamente considerato molto, studiato molto. Perché mi sono un po' pucchiata, posso ripetere? Ma certo, vai, stai tranquillo, mica stiamo facendo un esame. Ah, vabbè, allora. Dicevo, mi piace perché lui deve essere stato una bellissima persona, molto sensibile, poetico, un giornalista, un intellettuale, trasparente. Posso dire questa cosa mia? Sì, mi sembra una bella analisi, io concordo abbastanza. Ecco, tra l'altro concordiamo io e Netta, quindi va bene. E poi naturalmente ognuno può pensare quello che vuole, noi diciamo la nostra. Senti Netta, ma io quando è che posso fare qualche esibizione? Non lo so, vediamo, poi arriveremo anche a quello. Ecco, lei non si sa mai come tutto inizia, si sa come, ma non si sa mai quando e come finisce, perché lei è così birichina. Lei è birichina sempre così, Tu, a parte che si stufa di tutto. Infatti adesso faccio un bel primo piano. E dite anche voi che non si deve stufare anche di me, per favore. Lo dite, perché se no lei fra un po' si stufa anche di me. E io sono triste. Ah, scusa, è una cosa privata tra me e il pubblico. Va bene. Allora, poi andiamo avanti con l'altro libro. Sì. Allora, aspetta che mi giro, che c'è le articolazioni un po'. Sto invecchiando pure io, sai? Mica solo te. Anch'io. Sono un po' rigido. Mi sembra di essere un pezzo di legno, non capisco perché. Vabbè. Ma io sono un pezzo di legno. No, tu sei molto più di un pezzo di legno. Tu sei un pezzo, tu sei del legno animato, con un cuoricino e tante belle cose. Ah, bene, allora ecco, che belle cose che mi ha detto qui la Netta, grazie Netta, un bacetto, vai un bacetto. Ok, vai. Allora, prossimo libro. Allora, qui non si legge niente. L'hai messo al contrario? Sì. Ah, va bene, allora, lo giri? Lo giro io? Se ci riesci. Ah, giralo te, va. Io giralo te, ce la fai? Che ti aiuto che... Ecco. Ok, brava, vedi che ce l'hai fatta. Allora, stringi un po' sul titolo. Oddio, bene. Allora, i viaggiatori? Viaggiatori. Stranieri in Sicilia. No, Sicilia. Sicilia, ok. Questo libro qua dietro c'è scritto che costava 350 lire. Ma cosa sono le lire?
Era la moneta che c'era prima di questo euro. Ah, ma era così che non valeva niente come l'euro? No, sembrava che valesse un po' di più, ma insomma, non stiamo a parlare di queste cose. Va bene, glissiamo! Va bene, che dico che glissiamo? Sì, va bene. Perché hai letto questo? Ah, perché diciamo che mi ha ispirata un po' Goethe. Chi? Goethe, quello che ha scritto La metamorfosi delle piante, ha scritto Affinità elettive, I dolori del giovane Werther. Ah, e li abbiamo letti tutti questi qua noi? Sì, tranne La metamorfosi delle piante che stiamo leggendo. Ah, vabbè, perché te, scusa Netta, ma quanti libri stai leggendo? Tantissimi. Ma non riesci a leggerne uno alla volta? No. Vabbè, allora lei è così, lei è mattacchione. Lei inizia un libro, poi ne altri tre. Cioè tu, ma voi... Scusa, devo dire una cosa in privato. Ma lo sapete che nel letto di Netta, lei ha letto... Il letto... Lei ha letto nel letto. Vabbè, scusate il gioco di parole. Allora, lei sul letto c'è una sorta di libreria. Cioè, è tutta carta, tutti i libri, tutte cose piene di filosofia, meditazione, arte figurativa, e poi c'ha la psicologia, non mi piace tanto la psicologia, no, neanche a me in effetti, la poesia, poi c'è la fisica quantistica, che non ne capisce niente, perché lei vede un numero e si perde, cade, però... Da un punto di vista concettuale, lei parte con la filosofia, mischia la fisica quantistica con la filosofia orientale, e tutta lei è così, lei è così, un casino, eh? E vabbè, comunque, il suo letto è pieno di tutti i simboli. Allora, scusa tanto, c'è stata una piccola dissertazione su questa cosa, va bene? Allora poi... Scritti stranieri, Goethe, va bene. E sono degli scrittori che sono andati in Sicilia? Sì, praticamente sì. Vabbè, allora, ma leggiamo anche quella adesso? No, dobbiamo finire altri libri. Questo l'abbiamo iniziato oggi, così. Tanto perché dovevamo passare un'oretta. Ah, te le orette le passi leggendo? Ma sì, perché no? Vabbè, allora. Poi abbiamo quest'ultimo, stringi un po'. Ho detto più piano? Sì. Allora, poesie... Un secolo di poesia, pensa un po', un secolo? Quanto è un secolo, Netta? Che casino con sti fili, Netta! Allora, quant'è? 100 anni. Ah, ci sei quasi, arrivata. Ma cosa dici, dai? Sei vecchietta. Ma no, ne ho solo 58 io. Ah, però, ma te li porti anche abbastanza bene, insomma. Ma sì, dai. Ti ho fatto un complimento. Ma no, mi hai fatto un complimento. Vai avanti, cosa parli della mia età? Stai calma, hai preso la medaglia! Prima abbiamo sentito Tchaikovsky, vero? Sì. Ma solo che poi perché l'abbiamo tolto? L'abbiamo tolto perché non era un... Era talmente... Tchaikovsky è talmente coinvolgente, passionale, romantico, focoso. Altri termini non ne trovi? No. Sei un po' giù di terminologia, però. Sì, in effetti è vero. A te viene in mente qualcosa? Ma era... ti trasporta passionalmente in meandri, in luoghi... non mi viene niente neanche a me, però mi sembra che non riusciamo a dirlo, è talmente bello Tchaikovsky. Sapete che con Tchaikovsky non è possibile parlare? C'è lui? Suoni, senti Tchaikovsky? C'era lo schiaccianoci, c'era la bella addormentata. E beh, non riuscivi mica a parlare, dovevi solo ascoltarlo. È vero, Netta? È passionalmente coinvolgente. Va bene così, passionalmente coinvolgente? Sì, bellissimo. Ok, allora, vabbè, intanto adesso qui c'è Mozart. Mozart. Allora,